Nato in Francia da genitori algerini, l'ex calciatore Abdelkader Ghezal ha fatto irruzione nel gossip italiano nel gennaio 2019. Comincia la sua carriera nel Vaux-en-Velin. Nel 2000 passa al settore giovanile del Lione, senza esordire mai in prima squadra. Viene quindi ceduto all'ST Priest, dove disputa due campionati, divisi tra la Serie Nationale e il Championnat de France Amateur SKFA. Notato dagli osservatori del Crotone consigliati dall'ex rossoblù Sébastien Piocelle, sbarca in Italia nell'estate del 2005. In Calabria, gioca 6 partite, sotto la guida di mister Gustinetti, prima di passare in prestito in C2 alla Biolese, dove realizza 9 gol in 12 partite. Nella stagione successiva è in prestito alla Pro Sesto, in C1, dove segna 13 reti. Tornato definitivamente a Crotone, nella stagione 2007-08, sigla 20 gol laureandosi vice capocannoniere del girone B della C1, con il Crotone che finisce al quarto posto valido per i playoff per la Serie B. Nei playoff il Taranto elimina i calabresi con un 2-0, andata 3-2 per il Crotone. Punto durante la sessione estiva del calciomercato 2008, viene acquistato dal Genoa e subito girato in comproprietà al Siena nell'ambito dell'operazione di riscatto della comproprietà di Fernando Forestieri da parte del club genovese e firma un contratto fino al 2012. Dal 2008 gioca con l'Algeria. Il suo esordio al Mondiale 2010 in Sudafrica è segnato da un'espulsione nella gara con la Slovenia, entrato nel secondo tempo, viene ammonito per 2 volte e dopo 10 minuti lascia i suoi in inferiorità numerica per quella che sarà una sconfitta di misura. Punto squalificato nella successiva partita pareggiata per 0-0 dalla sua nazionale con l'Inghilterra, conclude il mondiale disputando gli ultimi 25 minuti della sfida persa con gli USA. Il 18 dicembre 2016 comunica il suo ritiro dal calcio e inizia a lavorare come agente del fratello Rashid Ghezal. La privacy dell'ex bomber algerino è al massimo e sappiamo se abbia una fidanzata o una moglie. Classe 1984, nato sotto il segno del Sagittario, Abdelkader Ghezal festeggia il suo compleanno il 5 dicembre. Il nome per esteso è Abdelkader Mohamed Ghezal, città d'origine in Francia, Decius Cerpieu. Genitori emigrati dall'Algeria. Ghezal non è solo un celebre ex giocatore di calcio ma si è imposto anche come procuratore sportivo. Abdelkader Ghezal è alto 1,84 m e pesa una novantina di chili. Nel gennaio del 2019 entra a far parte del cast dell'Isola dei Famosi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.